Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette di carne al sugo. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono carne tritata, pangrattato aromatizzato, latte, prezzemolo, aglio, basilico, uova, parmigiano, pepato, sale e pepe. Per la salsa, salsa di pomodoro, aglio, olio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando l'impasto delle polpette. Mettiamo all'interno del boccale il parmigiano e il pepato, l'aglio e il prezzemolo e il basilico. Li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso la carne. Il pangrattato. Il sale. Il pepe. Il latte. E le uova. Ed amalgamiamo per 30 secondi a velocità 4. L'impasto è pronto, formiamo le nostre polpette e posizioniamoli nel cestello e nel varoma. Dopo aver posizionato le polpette nel varoma e nel cestello senza lavare il boccale, mettiamo nel boccale l'aglio, l'olio, e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 1. Versiamo la salsa. Aggiungiamo il sale, il pepe. Posizioniamo il cestello. Chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il varoma. E facciamo cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le polpette sono cotte. Trasferiamo tutto in un piatto da portata e versiamo il sugo. Polpette di carne al sugo. Grazie e alla prossima ricetta!